Una grande personalità, un figlio illustre della Chiesa Salernitana, una figura di elevatissimo rilievo, affetto e riconoscenza sono stati tributati questo giovedì al cardinale Renato Raffaele Martino nel Duomo di Salerno, la sua città di origine. È stato l'arcivescovo Monsignor Andrea Bellandi a presiedere la celebrazione della messa in suffragio al cardinale Martino, messa che si è svolta alla presenza di tutte le autorità, oltre che dei parenti più stretti e di quanto hanno apprezzato e hanno riconosciuto l'alto valore della sua opera. Un solenne omaggio quello tributato al cardinale, ordinato sacerdote nel giugno del 1957, poi presidente del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, oltre che presidente del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti. Un ruolo delicatissimo, svolto nei decenni, un lavoro proprio ricordato durante la messa, in particolar modo sottolineando l'importanza dell'incarico di osservatore permanente della Santa Sede alle Nazioni Unite con gli interventi sulla povertà e sulla difesa dei diritti umani. Un momento di grande commozione per i parenti che hanno apprezzato l'opera svolta al servizio della Chiesa, ma poi l'uomo che non ha mai fatto mancare il proprio affetto ai familiari. Cardinale, dall'ottobre 2003 di lui Monsignor Andrea Bellandi ha riassunto il pensiero che dettava la sua azione, sempre vicino e più fragile, ai bambini a cui era impedito di nascere e agli anziani che venivano privati delle cure, e poi la grande attenzione per i giovani a cui, ricordava il cardinale Martino, è affidato l'avvenire del mondo. Così li spronava a riflettere contro la corruzione, sui temi della migrazione, del cambiamento climatico ed ancora sulla coerenza da tenere in politica e nella vita privata. Un pastore zelante che si è speso per la costruzione della pace e per la difesa dei più deboli, ancora sottolineato l'arcivescovo di Salerno, Monsignor Andrea Bellandi. Una persona aperta e serena, dalle grandi capacità di relazione e di dialogo, così lo ha descritto il cardinale Re. Una persona che ha speso la propria esistenza al servizio della Chiesa, della Santa Sede del Papa. Sempre pronta a schierarsi in favore delle persone oppresse nei loro diritti e a sostegno dei più deboli. Sull'esempio di quel fra Cristoforo dei Promessi Sposi che lo aveva affascinato negli anni del liceo. In un suo scritto, per certi versi autobiografico, contenuto nel bollettino della dottrina sociale della Chiesa del luglio-settembre 2014 e ripubblicato in questi giorni per la morte del cardinale, si leggono queste sue testuali parole. L'unico interesse che orienta l'azione della Chiesa come istituzione etica a livello internazionale sono le istanze e i bisogni dei più poveri, soprattutto di quelli che non hanno più voce, per citare la beata Madre Teresa di Calcutta, dai bambini a cui è impedito di nascere, agli anziani a cui sono impedite le cure e le medicine primarie di base. Questo lo comprendono tutti, ed è per questo che spesso viene attaccata. La sua agenda non è in vendita né contrattabile. Non guarda alle convenienze politiche, tattiche o strategiche del momento, ma pensa a testimoniare unicamente il primato della verità, coerentemente con quello che professa nel credo apostolico. E aggiunge, in un mondo in cui si ritiene comunemente che tutto si può comprare e tutto ha un prezzo, purché si abbia un po' di soldi a disposizione, la Santa Sede invece ricorda che esistono principi e valori che non si contrattano, perché la dignità umana è il prezzo del sacrificio immane di Cristo, il Figlio di Dio, fatto uomo per noi e per la nostra salvezza eterna.